comunicare. Noi abbiamo due grosse aree cerebrali, una parte che è quella razionale, una parte che è primaria, chiamiamola così, che mette insieme il sistema limbico, la parte più antica del cervello, dove ci stanno tutte le ghiandole che hanno a che fare con l'emozione e con la memoria. E poi c'è la parte razionale che è quella appunto azzurra. Ora, se io comunico così, sto parlando la parte razionale. Ma se comunico in questa maniera, sto colpendo la parte più inconscia, quella più automatizzata. E sicuramente questo modo di parlare, questo modo di comunicare ha un effetto diverso perché ha una maggiore visualizzazione, tende a sollecitare molto di più, una maggiore valenza emotiva e riduce la distrazione. L'elemento emozionale è fondamentale, questo non significa che ci dimentichiamo della parte tecnica e razionale, ma sicuramente non possiamo non considerare la parte emotiva che abbiamo sempre considerato estremamente negativa. Ora, se volessimo guardare un attimo bene il nostro cervello, sempre permettendomi appunto di semplificarci la vita, guardiamo un attimo velocemente le caratteristiche di questi due modelli cerebrali e poi vedremo appunto quanto uno influenza l'altro. Beh, quello primario è molto veloce, ma limitato, non fa calcoli matematici, ma è rapido, è quello che ti allontana da un pericolo nell'arco di 13 millisecondi. Se siete in mezzo a un bosco e vedete per terra qualcosa che assomiglia a un serpente, non potete stare lì a pensare se è pericoloso o meno, vi allontanate e quello scatto che fate non è razionale, è istintuale e lo fa quella parte del cervello. Certo, sbaglia, perché? Perché non è così smart come lo è l'altro. L'altro è molto lento, ci facciamo calcoli matematici, probabilistici, ma è molto, molto, molto smart. Lento, ma smart e si mangia un po' di energia. Il primo è molto antico, il secondo è molto più recente. Il primo ha a che fare con l'immediatezza dell'esperienza, il secondo guarda al futuro, al presente, al passato. Il primo è sempre attivo, il secondo dovete accenderlo. E ogni tanto qualcuno non fa neanche quello, ma quello è un altro discorso. Sempre acceso che significa? Significa che è sempre vigile. Se voi vi addormentate la notte e sentite un rumore che non è quello usuale, provate a pensare, io al Cefalù vivo vicino alla stazione ferroviaria e sento passare i treni, sentivo passare i treni, ora non li sento più, ma se c'è un rumore che non coincide con quello a cui sono abituato, mi sveglio. E allora capite che significa vigilanza, un cervello che decide in maniera autonoma se quello stimolo è usuale o è innovativo, se è pericoloso o meno. Può sbagliare, certamente. Ma ci serve appunto per la sopravvivenza. Il secondo invece pensa, pianifica, programma. Poi vedremo quanto uno influenza l'altro. Il primo ama la familiarità e qui andiamo già nel neuromanagement. Significa che il primo non ama i cambiamenti, ama la staticità. Se c'è un cambiamento di procedura, un cambiamento di relazione, questo qui si lamenta perché non vuole cambiare, non gli piace il cambiamento. L'altro invece ama la novità. Ama il cambiamento, ma con la razionalità. E a volte, quante volte siamo disponibili ad accettare un cambiamento razionalmente, ma poi emotivamente siamo un po' con i nostri comportamenti difficili da mettere in atto. Il primo è inconscio, il secondo è moderatamente, moderatamente conscio. Il primo lo possiamo controllare pochissimo, per esempio anche le nostre microespressioni. Le possiamo controllare molto poco, il secondo lo possiamo controllare moderatamente.